Ciao raga, fischia, i raga, fischia. Vabbè, ripeto, buon anno a tutti, lei due oggi, se non mi sbaglio, è due, no? No, lei tre. Lei tre, va bene. Allora, sto video registrò ieri, ciao raga, oggi è due. New entry. Bella, eh? I top per il mire, quelle che piace il mire. S-A-P-K. Allora, che c'è da fare sta Vespa? Tanto c'è da dargli. Lui la voleva riverniciare, però io gli ho detto lasciamo il colore originale, poi qualcosina e si cerca di levarlo. Questo vabbè, questo si leva, si smonta la forca e tutto, perché guardate che condizione è. Bene, i cerchi sono piegati, quello dietro poi non se ne parla, ha preso un marciapiede, non ha preso un marciapiede, ha preso un vulcano. Qui abbiamo conta chilometri, ormai di conta chilometri non c'è rimasto più nulla, ora glielo metto qui, dico, oh, io sono arrivato a 100. Nulla, da sistemare un po' queste bandine che non aprono, non chiudono, e nulla, con le serrature, eccetera, eccetera. E poi, come vedete, vabbè, c'è da cambiare la sella. I serbatoi si danno a spruzzare di bianca, anche a questo qui. Si leva la staffa di portapacchi, non serve a nulla. Qui si fa dei ritocchini, questa e quella di là invece le rivernicio, perché tanto c'è da verniciare il parafango e via. Come si può notare, la Vespa è tenuta abbastanza bene, quindi non c'è ruggi, non c'è pedane marce né niente. E io dopo aver cambiato il parafango e tutte queste cose, poi si guarderà un attimino, già così te piglio un altro pulio. Poi dopo si dà una lucidata, insomma, è già una Vespina presentabile così, quindi perché andare a scartarla, a riverniciarla tutta? Giusto, Titi? Giusto. Giusto per lui, poi io gliela fo anche, non è un problema. Però mi sembra una cosa abbastanza bene, perché questa qui, vediamo veloce, si fa vedere in diretta. La trovo? Si sente la Vespa anche, piacere sulla Vespa. Sì, infatti. Ecco. Si vedono questi grafici da qui? Sì, la vedo. Aspetta un secondo, ma si sta facendo un video.
qui andavi alla vernice. Quindi si rifà un altro ritocchino con il solito colore, folbandina e parafango, e poi si riluce da sopra. Però questo è vintage, ci sta bene. Guarda, volevo vedere un'altra cosa a parte una Vespa dell'83, mi sembra questa, un'altra cosa più vintage dell'83? Eccola, Massimo Tofanelli, più grande tartufaio di Empoli. Del 2003. Del 2003 è lui, raga. Va bene, un salutone. E questo si può far vedere anche di qua. Vedete? Non roba crema. Ma poi io penso, non so se ho usato anche o pan cardeo o pane casalingo. Semplice. La crema semplice. Perché per me sono quelle cose semplici, tanto zuccherose, tutta lavata, un litro pulitrice, per benino, e verrà fuori una bella vespina, raga, verrà fuori una bella vespina, d'accordo? Finito, fai? Quasi. Vai. Ciao raga, dalla pick up è tutto, prima e dopo, ciao ciao, no non è ciao, vabbè, fammi finire di salutare. Ah, ecco che volevo dire, un altro problema di questa, vedi qua, è questo. Io vabbè, anche se giro la chiave, vedete? Scivola la pedanina, sennò sembra di tiro la frizione. Quindi, come sapete, qualcuno me l'ha chiesto, come mai fa questo lavoro? Non vi posso mai dire tutti i miei segreti io, no? Quindi anche qui c'è da lavorare sul motore. Io vi saluto e vedrete quando smonterò il manubrio per cambiare il parafango, che vallevavo la forca, l'unica rottura di coglione della Vespa, per cambiare il parafango va smontata tutta davanti. Ciao ragazzi!